da concerto in tutto. Ogni volta nelle interviste, quando ci sono, poi dite, noi esprimiamo anche delle belle nuove sonorità. Allora, dov'è il trucco? Che cosa succede? Perché ogni volta un concerto è sempre diverso? È un trucco, Pat, secondo te? No, non è un trucco, è semplicemente una volontà di non fare mai le stesse cose per non annoiarsi e per sostenere 6.000 concerti. Perché non è semplice sostenere 6.000 concerti, ma non tanto per il pubblico, per noi stessi. Una maniera per progredire sempre nella musica è quella di inventarti qualcosa, anche se hai fatto una cosa bellissima, devi andare a cercare qualcosa che ti stimola. E mano a mano che passi la città, la strada, la gente, ti fa sentire dentro qualcosa e lì scrivi. Questa è la molla che fa muovere l'artista quando deve fare il musicista in quel momento lì, perché ha delle cose da raccontare. Noi ne abbiamo sempre parecchie da raccontare, perché giriamo molto. Senta, è possibile nel 2023 dare ancora un'etichetta, cioè rock progressivo? No, mica colpa nostra, non l'abbiamo detto noi. Rock progressivo in realtà è una cosa che è nata nel 70 e che si è fermata nel 73-74. Poi il resto è o una ripetizione di quello che è successo durante quegli anni, oppure un'evoluzione di quello che è successo durante quegli anni. Noi preferiamo fare parte della seconda categoria. Non è un termine che noi usiamo, la musica progressiva, perché cosa significa? Significa che se non hai fatto quella cosa lì non è progressiva. Noi facciamo la musica che ci piace e qualsiasi cosa ti può ispirare, guarda, anche una... dico qualsiasi cosa, quindi noi viviamo di questo, abbiamo sempre fatto e ci troviamo molto bene perché non abbiamo nessuna barriera, nessun termine, tutto è ancora da venire. Ecco, questo siamo noi. Me ne hanno detto di tutti i colori, nel senso che qual è la cosa più bella che abbiamo detto dopo un concerto? Qual è la cosa più bella, Pat? Cosa più bella che ci hanno detto? È una bella domanda questa, perché forse due ragazzi di Tokyo che ci hanno detto che si sono sposati dopo aver visto il nostro concerto. Non so se è una cosa molto bella, perché magari il matrimonio è andato a finire malissimo, però questa a me mi ha fatto molto emozionare. Devo dire che noi abbiamo un concerto, facciamo un concerto ed è sempre molto fisico, molto sentito, mettiamo dentro tutta l'energia che abbiamo, quindi secondo me la parola che è normale che esce alla fine di un concerto è PFM, PFM. Senti, la gente ha veramente gradito e dice questo acronimo che serve anche per, ti fa muovere, come se tu ballassi, PFM, capisci? E noi siamo contenti, va bene così, insomma. Sì, ci troviamo nell'abbazia benedettina di Sant'Ofemia, siamo assai soddisfatti di realizzare questo grande concerto in esclusiva per la Calabria in questo prestigioso luogo di storia e di memoria. Il risultato di questa sera è veramente importante, un ulteriore passo del progetto Calabria straordinaria, una terra da sogno, ancora un sold out con una delle band storiche del rock italiano. Credo che questo concerto, insieme a tutti gli altri spettacoli promossi nell'ambito del progetto Ama Calabria, costituisca un elemento di qualità della programmazione della nostra regione e una spinta a fare sempre meglio perché la Calabria diventi una terra da sogno anche dal punto di vista degli spettacoli. Il progetto Calabria straordinaria si concluderà il 17 settembre al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme alle ore 21 con uno spettacolo d'eccezione con Alessio Boni e Alessandro Quarta in un programma dedicato a Molière. Siamo pronti con una spettacolare stagione di 14 appuntamenti a Lamezia e 14 appuntamenti a Catanzaro. Alla fine di agosto cominceremo a presentare le stagioni e inizieremo la campagna abbonamenti. Il primo spettacolo sarà il 24 ottobre a Lamezia e il 25 a Catanzaro.